Sono venuto in molte occasioni a Savona e per esempio per portare una mostra di scultura del Novecento che in qualche modo fece epoca perché aprì la strada a un nuovo studio di artisti che erano stati dimenticati, in particolare di scultori fra le due guerre, una mostra che fu allestita al Priamar e in quell'occasione, così come in altre, ho frequentato la città per vedere i suoi musei, anche il museo che attualmente è stato inaugurato nella nuova sede e che in passato ho visto in altre sedi, in un percorso della città che era sostenuto dalla passione e dall'amore di un amico che mi chiamava spesso a Savona, che si chiamava Renzo Aiolfi. La mia presenza a Savona è comunque quella di un amico della città e di un attento conoscitore di molte espressioni della sua arte, dal tempietto del Boselli alla chiesa di Santa Maria di Castello con il capolavoro del Foppa, e quindi con opere di grande importanza che non hanno nulla di locale o nulla di provinciale. In tutto questo, la sede in cui abbiamo questa sera ascoltato il concerto sembra la sede naturale per creare un teatro che davanti al porto consenta che la musica vada verso il cielo, vada verso le orecchie anche di quelli che non ci sono più, come il nostro antico amico Renzo Aiolfi.